Ciao, bentornati, bentornati sul mio canale. Ho una voce un po'. Sono un po' afflosciata in questo periodo. Sono struccata, se mi vedrete riflesso in quello che vedrete dopo. È la terza volta che rifaccio il video perché è arrivato il corriere, poi si è spenta la videocamera e già ne ho un sacco da farvi vedere. Collezione make-up! Me l'avete chiesta, l'ho dovuta mettere sul tavolo perché di là in camera non riesco a fare il video. E spero di riuscire a farvi vedere tutto. Volevo farlo tipo vlog, ma alla fine tiro giù un po' qua. Ma alla fine non riesco ad aprirvi le palette, tutto quanto. Probabilmente viene fuori meglio così. Adesso riparto perché è arrivato il corriere, come ho detto prima, la cosa era molto depressiva. Allora, cominciamo da quella scatola. Mi sembra molto, è un tipo un videoblog. Videoblog. Sì, guardando nell'inquadratura se riuscite a vedere tutto. C'è anche una bella luce del sole, c'è una bellissima giornata. Se riuscissi a inquadrarvela bene. Ok, allora, Vice 4, eccola lì, che faccettina. Vice 4, dopodiché ovviamente Vice 2. Con questo bello sole riuscite anche a vedere bene tutti i colori. Vice 3, che mi era arrivata la cialdina rotta, me la sono ricompattata, poi mi hanno fatto il reso, hanno provato a rimandarmene una nuova, ma era arrivata la scatola rotta. Bartolini, Bartolini, Mulac. Cioè veramente sono quasi simili i colori che vedete. Le rimetto dentro perché sono i miei gioiellini, ho paura che cadano. Non sono in ordine effettivamente, dai, mettiamo sotto 2, 3, 4. L'altra la metto per ultima che sono in pendenza. Il mio adorato solare compatto, che ha tanto adorato, ci ho fatto il buco e quest'anno ovviamente come solare non potrò più usarlo, ma sicuramente come fondotinta lo finirò perché mi piaceva un sacco. In questo periodo, devo essere sincera, non mi piace sporcarmi le mani cambiando il fondotinta, non mi piace usare il pennello, non mi piace. Mi piace molto il discorso spugnetta, per cui anche quello si mette con la spugnettina. Sono un po' strana, sì, lo sapete. Questo è di Madina, è un Supreme Cream Power Foundation, lo 01. Si può usare sia da asciutto che da bagnato. L'ho preso in saldo al 50%. Devo usarlo perché poi vado a periodi. Adesso ho i periodi che ho la pelle unta, per cui sto usando anche quello nuovo di Kiko che ho preso con il buono sconto. Cipria nuova di Kiko. No, non mi piace. Vi dico già, non mi piace, così giusto per smorzare un po' di animi. Non mi ha fatto impazzire. Palette occhi e viso della collezione natalizia dell'anno scorso, che se si apre così, dentro la mia faccia cadaverica, oscena. Ci sono gli ombretti che non reggono neanche con il primer potion tutto il giorno. E sotto c'è la cipria e i blush. Era carina la confezione, ma il prodotto non mi ha fatto impazzire. L'ho preso con il 30%, mi pare la collezione natalizia dell'altro anno. Sistema Clicks di Clicks di Kiko, dove ti sceglievi le. Io ho messo anche i numerini lì, dove ti sceglievi le cialde da mettere, le davano in omaggio queste portacialde con l'acquisto di 3-4 ombretti. E l'altra ci ho messo questi colori, questi qua, due li ho pagati 1,90 euro al mare. Kiko ha un mare, qui. Sicuramente ne vale la pena, ci ho fatto anche un make-up, un paio di make-up con quella. Solstice di Urban Decay, che è l'unico che ho dei Moondust, ma è bellissimo. E due palettine di Deborah, che le ho trovate scontate da Ipersopa 5,80, invece le ho viste adesso che costano 10,80, 11 euro. Questa è la 01. Ovviamente non vi faccio gli swatch di tutti, vero? Perché sennò non finirebbe mai. E questa è la 04, che è sui toni del viola. Questa è una scatola, Ein Moment. E metto le cose dentro che ho paura cadano. Sicuramente la mia cocca. Sapete che io volevo la Spectrum della Urban Decay, me la sono persa e allora mi sono comprata per Natale, mi sono fatta regalare la Vice 4. Allora, in questa bella scatolina abbiamo la Duochrome di Neve Cosmetics. Volevo evitare di farvi. Ah, non c'è lo specchio, che è bellissima. Questa palette è stupenda, ha delle cialdone enormi. Poi la Electric di Urban Decay.
ci sono questo colore, questo e questo non l'ho mai provato sinceramente, ma questi due è un po' anche, non mi ricordo cosa ho usato, se questo o questo, macchiano la palpebra, anche con il primer sotto macchiano la palpebra, la trovate rosata per un giorno sicuro. La Cocoa Blend, che bello che si vedono i colori, questa luce è fantastico, si vedono, sono quasi quasi fedeli alla realtà. Chocolate bar ha perso comunque, nel giro di un anno ha perso il profumo di cioccolato, sa molto 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 meno. Le due basic, la basic 1 che sinceramente se potete vedere è anche bella scavata, la basic 2 che mi piace meno perché è tanto polverosa, sembra scavata adesso, aspetta ne metto giù una che non mi parta, sembra scavata, è scavata ma non perché l'ho usata tanto ma perché ne viene giù, ne viene via un sacco, è sui toni del rosa e rosati e non mi fa impazzire. Questa me l'avevano mandata in omaggio facendo un ordine su Makeup Revolution, è la High Heart Passion, è quella di Makeup Revolution che mi piace di più, è quella che mi dà meno problemi, è meno polverosa, è quella che scrive di più. La mia odiata Naked 3, odiata perché non so, con questi colori io non mi ci vedo, ma sapete che ho le passione, la Naked 2 delle Urban Decay ho la passione, per cui era uscita, me la sono presa, ma decisamente preferisco questa e la 1 che ho usato meno di tutte perché ho preso la 1 un anno e mezzo fa, poi se ne sono sparate tutte una dietro l'altra, me le sono comprate, più di me avranno 2 anni adesso, sì 2 anni anche, sa che lavoravo ancora, e la Smoky che è arrivata quest'estate. Spero che il video vi possa piacere, che lo possiate trovare, boh, non so, utile, ispirante per l'organizzazione, non lo so, per la suddivisione, me l'avete chiesto in tanti. Questa è la Iconic Pro 2 di Makeup Revolution, le dupe della Lorac, Iconic Pro 1. Sapete che queste non mi fanno impazzire, quando mi sono arrivate avevo un odore di inchiostro, di stampa, che era una cosa fastidiosissima, mi danno fastidio sugli occhi, devo usarle con le dita a metterle perché con i pennelli non mi colorano proprio per niente. Questa è la Redemption Palette Marmind verso Unicorn, colori stupendi ma resa proprio almeno su di me. Questa è la Essential Today, no, Essential Day Tonight, pardon. Queste, veramente, penso che sia la prima volta che il video verrà con i colori fedeli. Questa è la palette Hot Smoked, quel bel viola lì. E questa è la Essential Matte, tutti i colori matte ovviamente. Apriamo la scatola, scatola numero 2, fuori, come missili, fuori 1, fuori 2. Ole. Poi vi faccio vedere in questa scatolina qua che mi era arrivato l'ordine che c'è dentro, tra l'altro, fatalità di Sephora, è bella perché è calamitata in cartoncino, ci ho messo le palettine che mi erano arrivate comprate in saldo, per chi non l'avesse visto il video ve le faccio vedere, che è questa, che è carinissima, questa è costata 2,90 e queste 4 erano costate 11,90, adesso le ho viste a 14,90, sono fatte block notice con un lascino e dopo dei colori diversi, ognuno sono chiamate in una maniera diversa, l'altra era Paris, questa è Rio, la lascio sopra perché ha dei quei colori, questa è New York, sì decisamente così va meglio che riesco anche a farvele vedere, questa è Roma, sì Rome, e Rio lascio sopra, e poi questi erano i 3 ombrettini del compleanno. Quest'anno ho visto che danno una bellissima palette di blush con un duo blush che è carinissima la palette, spero di riuscire a pigliarla. Poi rossetti, questo è lo scatolone dei rossetti, allora comodissimo, via dalla polvere, messo in fila tutto quanto, scomodissimo perché è sotto per metà ad una mensola dove ho tutte le altre cose sopra e alla fine riesco ad usare sempre questi rossetti qua che sono super giù, quelli nuovi ultimi arrivati, e gli altri per non tutte le volte sfilarli eccetera, pigrizia, uso meno e devo trovare un sistema per poterli usare tutti. Volevo piegare ancora di più senza che cada giù niente. Ah,
Allora, zoomare. No, se zoom però devo piegare. Eccola che cade giù la videocamera. Sì, stai su. Speriamo. Allora, quelli nuovi, che non vi sto a far vedere tutti perché li avete, cioè io li ho messi su Instagram, Tremenda 75, ci sono gli swatches, tutto quello che volete. Questi erano della collezione di Deborah, di acqua, il rossetto, quelli effetto acqua, non so. Comunque sono carinissimi, sono pigmentatissimi, dicevano di no. L'unico che ho di... mi fa gli scherzetti veramente. Guarda qua che si gira. Sì, siamo ballerini, sì, perché qualcuno fa gli scherzetti. Vediamo se si è sbloccata. Si è sbloccata qua. Scusate il rumore che sentite. Hola! L'unico che ho di Glossip, che è questo, che è, adesso vi dico, lo 07 Grappes. Grappes. Perché, per chi non lo sapesse e non l'ha visto sul mio profilo Instagram, c'è il corner da Fiorella Rubino, mi pare, in quasi tutti Fiorella Rubino, almeno qui da me, c'è il corner dentro, per cui io cercavo rosso mela e non l'ho mica trovato lì, vediamo se magari gli arriva. E poi ho le mie tinte preferite di, questo è Shocking Pink di Bottega Verde, i rossetti liquidi lo sapete che mi sono piaciuti tanto. Questo è il famosissimo Anguria, nominato tantissimo l'anno scorso. Questo è il rosa velluto, mi pare. Rosa velluto, che sono simili. Sono molto simili. 1, 2, 3. Aspettate che ne arriverà. Questo è rosso invece. Questi sono quelli di Sephora, che ho il rosso, il rosa e il nude. Adesso per farvi vedere che sembrano tutti simili. Oi boh! Ne manca uno qua, adesso ho notato cosa manca, manca un rossetto, ma a me non sfugge niente, però, stando sul Tony del nude, ma con diverse basi, ne ho un po', Elena, salti di palo in frasca, sì, mi manca quello che ho preso di Pupa, lo 01 di questo inverno, che adesso ho visto che mi manca, andrò a cercarlo, vai. I rossetti, quelli a cuore della Best Friend Forever, ho lo 01, 02, 03, che sono questi. Questi sono tutti quelli della Rebel Romantic, di cui gli ultimi due li ho presi in saldo. No, l'ultimo forse il 6, lo 06 li ho preso in saldo. I gloss nuovi di Essence. Non mi fanno impazzire perché vanno nelle pieghette, ma hanno dei bei colori. Specialmente questi qua due nude con i colori strong sugli occhi, sono fantastici. I Maybelline, che sono usciti l'anno scorso. Il matte. L'unico che ho ottenuto, perché l'altro l'ho mandato alla Silvia, perché non mi fanno impazzire, quel colore non mi faceva impazzire. Prendo fiato. Poi, le uniche cose che odio di Wycon, queste addirittura erano le Makeup Artist, sono le prime tinte che sono uscite. Io ho preso sia la rosa, questa che vi ho fatto vedere prima, la nude, il colore binaccia, cosa che la chiamano questa? Binaccia. Sono fantastiche. Questo è il rosso, sì. Sentite musichette, mio figlio di là che si guarda gli Avengers adesso. Li ho già viste perché sennò sarei di là anch'io a guardarli. Gli Avengers, cartoni animati. Questi non mi ricordo mai come si chiamano, di Kiko. Ne ho, e bensì 2, 4, 6. Che sono a lunghissima durata e non seccano le labbra. Eccolo, sto sempre registrando per piacere. Hanno appena finito di fare gli Avengers Smash. Ma adesso fanno anche gli Avengers, amore. Appunto, c'era bisogno di farmi il comunicato stampa. Ecco, mio figlio, yeah! E no, non lo rifaccio un'altra volta il video, eh. Questo è un Astra, l'unico che ho è un nude, questo. Possiamo anche aprirlo. Sì. E poi questi sono tutti Kiko, colori strani anche, Questi dovrebbero essere Kiko, colori strani. Ad esempio, un colore strano nero. Io ho fatto una foto anche di un make up con questo. Questo è un rosa cioccolosissimo. Questi che hanno l'etichetta nera sotto sono tutti colori particolari. Questo dovrebbe essere... sembra marrone, ma poi alla fine è un binaccio, questo qua steso, anche questo l'ho messo insieme al make up in alternativa al nero, e questo è il color cenere. Fantastici. Questo che si sta in giù, non è giusto così. Questo l'ho preso da poco, non mi ricordo neanche se vi ho fatto lo swatch, non mi ricordo, mi piaceva perché era così luminoso viola. Questo l'ho trovato in giro, che non so perché era spasso, ma ogni tanto è il diavoletto che c'è di là,
che mi fa i disastri. Questi erano, mi pare, i matte, non so, questo è un marroncino e uno dovrebbe essere un bordeaux da mettere con la matita più nuova. Sì, io parlo, me lo dico, me la faccio, tranqui. Questi sono i Wet n Wild, tutti questi, questi. Questo anche, che è qui da solo, poverino. Sì, lo mettiamo qua, se no me ne devono arrivare altri. Ho fatto due ordini perché me li hanno messi dopo. Vabbè, due ordini a macchinaia, ve li farò vedere. Me ne sono ordinati altri tre di questi qua, di cui uno è il Vamp, quello viola. Questi sono tutti i rossettini Essence, questi sono tutti i rossettini Lid, ancora Tico, che sono, fanno parte di questi. Tra l'altro il 914, che se non mi sbaglio è il dupe di un MAC, credo. Un MAC. Questo è un Tico di un'edizione limitata. Questo è... ah, voi non state vedendo più, però. Questo è un gloss super luccicoso di Essence. Qua ci sono i mega gloss di L'Oreal, che mi sono piaciuti un casino. Quest'inverno mi sono presa questi due sbrillantinosi in offerta, però i matte sono quelli che preferisco di più. L'unico MAC che ho, sinceramente, ho provato questo, non mi entusiasma, è l'unico MAC, che è lo Snob, ho anche la sua matita, giusto per farmi del male. Due o tre rossettini di H&M vecchia edizione, Daring Game, rossetto, di Kiko, due ne ho. Campioncini, questo poverino che è qua da solo, di sì e no, qua. Campioncini di Saint Laurent che c'erano sul giornale, Catrice, Make Up Revolution, che hanno una confezione angosciante, questa è la chiusura. L'unico pupa che ho, perché Yam che avevo gli ho dati alla mia amica perché non mi resistono sulle labbra, all'interno delle labbra, proprio non mi colorano all'interno delle labbra, Fior di Magnolia, è un rosso e l'altro è un colore stupendo, un rosino, molto carino. Molto confortevole. L'unico Deborah che ho, a parte gli altri due, che non mi fa impazzire. E questi sono i due della collezione limitata di Natale di Essence, le tre palettine di Lid di quest'inverno. E questi sono tutti matitoni labbra rossetti, ad esempio gli Smooth Temptation li ho tutti, di Tico. Questa della Altered Grey non mi ha fatto impazzire, di Essence. I tre della Generation Next, dico, mi piacciono da morire, ma mi massacrano le labbra, me le seccano un casino. Due della, non li state vedendo più, due della Campus Idol, sono lo 03 e lo 04, perché anche lì avevano dei colori impossibili. I rossetti, per farvi notare, 1, 2 di Deborah, 3 che sono, non mi state neanche vedendo, 3 sono, dovete guardare la punta che scende, massacrati proprio. Li ho tutti e 4 e tutti e 4 hanno fatto questa cosa. Adesso questo non scende neanche più, vedete? Vabbè, io li tengo in piedi proprio perché sono disintegrati. Poi qui ci sono i 4 5 i 5 matitoni della Debbie. Quello che è peggio è questo, perché è secchissimo. Gli altri invece sono molto belli, molto confortevoli, e per questa primavera andranno benissimo. Io sotto le mie cose vi metto anche nell'info box, vi lascio ogni tanto l'indirizzo del mio blog, perché quando ho tempo, ed è un po' che non riesco a lavorarci, ci sono gli swatches di questi matitoni qua, di altre cosine eccetera, che magari le vedete meglio che non fa a guardarle su Instagram, anche per chi magari non vuole andare su Instagram. Queste sono le palettine di Lid di quest'inverno, molto carine, però mi hanno dato un pelino fastidio agli occhi. Vediamo se riesco a non far cadere tutto. Però erano troppo carine, con la scatolina in plastica, in cartone, e costavano 4,99 forse, o 3, 4,99 o 3,99. Le ho messe qua perché mi reggevano un po' i rossetti, perché sennò mi crollano tutti, e questi li abbiamo fatti. Poi questa è la scatolina che andrebbe, volevo spostare un po' di più, andiamo a tirarla su così, la scatolina che si potrebbe anche chiudere perché ha la cernierina.
Questo le compravo una volta al mercato, 1 euro. Ho tutti i fondotinta che non metto di solito nel cestino, nel senso che li vario con il mio cestino, che dopo vi rifaccio vedere anche. Ho il Facefinity, ne ho usato un bel po' di Max Factor, però questa volta avevo preso la War Almond, il 45, e secondo me è troppo chiara, mi sbatte da morire, invece l'altra volta era il 50, mi pare, che avevo usato. Comunque un fondotinta con cui mi trovo bene. Un 2-3 Perfect di Bonjour, anche questo mi trovo molto bene. Il Dream Wonder Nude, anche questo è molto carino. Questo è la base, il primer occhi di Essence, che non funziona su di me. Correttore di Essence che non mi fa impazzire. Dream Satin Fluid, ne ho usato come vedete un bel po'. Questo mi piace tantissimo, ma mi va in giro per la faccia. Vabbè, questo lo davano in omaggio con il Max Factor, è un correttore troppo chiaro secondo me. Sapete che io con i correttori non è che li uso spesso, non ci vado molto d'accordo. 1, 2, 3 campioncini che mi hanno dato da Bottega Verde con le cartoline. Questa è tipo un cosa labbra che non va qua, di Catrice, che mi dicono somigliante a una cosa di Clarin, non so. Questo è un bronzer di Fior di Magnolia. Primer occhi che ho trovato svitato, sono felice, di Sephora, che avevo comprato tanto fa, l'ho usato una volta e poi l'ho trovato tutto svitato, non so se è stato il piccolo. L'anti-age di Maybelline, che devo spostare nel cestino, anzi visto che ci sono lo sposto subito e metto qua questo di Catrice dal cestino, lo sposto qua perché è carino ma è troppo chiaro. La prossima volta che capito da stand di scarpe, bisogna che prendo l'altra colorazione. E questi sono fondotinta matite occhi. Io ho tutti questi presi in saldo di Kiko, ho di due collezioni natalizie, l'altro anno e l'anno prima. Le matite di neve, aspetta perché adesso con il sole sto meglio così. Le matite di neve, sì, Neve Cosmetics. Le matite di Essence, le gel. Ho questo matitone di New York Color bianco che devo ancora provare, questo matitone di Essence illuminante. E poi le altre matite con cui mi trovo bene sono quelle di Sephora, che non mi danno fastidio agli occhi, stiamo parlando. Queste sempre in saldo della Generation Next per quest'estate. Questi sono di H&M, carine, non si schiumano più. Ho questo, lo mettiamo qua nel cestino, che è il fissante per le sopracciglia di Essence. E poi ho un misto di matite che trovo in saldo di qua e di là. Tra l'altro ne approfitto per farvi vedere, questa l'ho presa in saldo, era della Tribal. L'altro giorno ce l'avevo in borsa da una settimana, ho preso anche questa. Faccio vedere lo sboccino, a 1,20 euro credo di averla pagata. Cioè bellissimo colore estivo. E poi ho tutte le long lasting, queste qua di Essence. Tutte qua. Sì, quando la devo cercare una veramente mi devo passare via la giornata. In quest'altra scatolina ho i mascara iniziati, questo che sta finendo. Mi sono trovata molto bene, l'ho usato moltissimo. Questo adesso con l'allergia è molto dura che riesco ad usarlo, perché ci mette un sacco ad asciugarsi e io e mi sono già distrutta il trucco. Ho i matitoni della i matitoni della Midnight Sirens, che sono i 4, questi qua. Poi il Kajal di Kiko, che uso come base. I matitoni long lasting di Kiko. Questo è un mascara, il Vamp Extreme, che non mi piace proprio per niente. E mascara di Bottega Verde di scorta. Questo mascara di Avon mi piace tantissimo, me l'aveva mandato Silvietta, cara Silvietta. Questo non mi è piaciuto, ma sarà anche secco stecchito ormai. E poi i matitoni della Daring Game. E quindi questi qua invece sono quelli della Deborah che ho trovato scontati. E questi sono tanto, non vi faccio vedere un matitone alla volta. Poi ho preso queste belle scatoline da Lidl, costavano 1,99 euro di 3 mi pare, e in questa ci ho messo la terra di della Rebel, no, no è il kit ombretti della Rebel Romantic, la 01, non mi ha fatto impazzire. Le vecchie palettine della Essence che erano in omaggio su un giornale, queste, e queste sono la Sunrise e la All About Chocolate 1. Vado un po' veloce perché veramente dura delle ore. Qui ho messo la Sunrise e questo blushino della Essence che non mi ha fatto impazzire, che hanno messo l'antitaccheggio qua, si è rovinata etichetta e tutto. Questi sono i Wet n Wild di
Long Lasting Wet n Wild di Kiko. Ve li apro, dai, durerà una vita e mezza, veramente. Vi odierete per questo. L'avete voluto? E mo ve lo sopportate. Vado veloce, ma è un casino da farvi vedere ancora. Non vi dico le numerazioni perché sennò domani mattina siamo ancora qua. Preso in sconto questo, è vero, perché costano sugli 8 euro. Questi li ho pagati 4, credo, e neanche tutti in un colpo, vero? Cioè. Olè. Dopo non dite che non vi ho fatto un video make up. Tutti i blushini di H&M comprati in saldo, 2,50 euro mi pare. Questi li ho comprati in saldo all'outlet di Kiko. Devo farvi la linguaccia, ma sono troppo veloce. Lo metto qua. Quest'altra scatolina, trio di blush di Kiko, di H&M, sempre presa in saldo, e blush di Essence. Ho usato tantissimo e che adesso con l'arrivo della primavera comincerò ad usare di più. E qui ho messo tutte quelle nuove di Essence: la Grey, la Vintage, la Roses, la Bronze, le Nude e quelle Bicolor di Sephora che avevo preso in saldo, che avevo fatto il video nell'ultima scatolina perché erano gruppi di tre, le altre tre me le ha fregate mio figlio, ma prima o poi andrò a recuperarle. Si è spostata la videocamera però. Matitoni sempre preso insieme a quelli là della Makeup Artist da Wacom, perché io poi non ce l'ho più a Vicenza, in stazione non c'è più. 4 campioncini del mascara di Chanel, su Glamour, i vari eyeliner di Essence, eyeliner colorati di Deborah, il mascara per sopracciglia, questi crystal, ma santa pazienza, i crystal di Essence, 2 pottini di neve e 2 blush di Catrice. Vado veloce, ragazze, un po', perché veramente non finiremo più. Diventerà lunghissimo. Terra della Midnight Sirens di Kiko, scomodissima la confezione. Illuminante della Kiko, quello fatto a jeans della collezione, adesso non mi ricordo. Brittia, brutto, 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 non si vede sulla mia faccia. Questa è la cipria, quella correttiva di Kiko, che ha fatto tutto questo colore arancione ai lati. Questo l'ho già fatto vedere. Questo era una vecchia edizione. Bellissimo colore comunque. Questo cercato tanto, su di me non scrive, né col pennello, su di me questo non scrive, infatti è quasi nuovo. Ci ho dato dentro l'anno scorso, l'ho quasi finita, la Terra di Essence. Questo è il kit da contouring, tiriamo su, kit contouring di Natale, e la palette 02 che non mi ha fatto impazzire. Blusher e bronzing di H&M, sempre in saldo, prima che ritirassero tutto, sono fantastici. Terra di scorta di Essence, nuova. Illuminante, questo l'ho comprato al mare, illuminante della Generation Next di Kiko, forse 2,90 euro. Sabbia rosa di Bottega Verde dell'anno scorso d'estate, terrificante questo blush, la riba di, ce ne vuole un chilo per fare il colore. Questi blushini qua di H&M sono carini, si è anche spaccato, yeah! Se no si è staccato, dai, sotto c'è lo specchietto e il suo pennellino. Non ve lo apro, questo è su un altro colore, non devi evitare di spaccare tutto. Questo era il bronzer allora della Rebel Romantic, illuminante della Mary Berry, collezione di Natale, kit sopracciglia di Deborah, multicolor powder di Essence. Non so se sto finendo lo spazio. Illuminante di Essence, Cinderella, che mi dispiace usarlo, di illuminante di Essence, e questo da usare come primer viso, che non ho ancora provato a farlo, giuro. Si sono pigra, sì Silvia, sì, se lo stai guardando, non l'ho ancora usato. Mi tirerai le orecchie. Allora, palettina di The Best Friend Forever di Kiko, nuova, usata tanto.
le due palettine di Puro Bio, sapete che ne usciranno i due colori nuovi e faranno il sistema con la calamitato che va tanto di moda, con altri due colori nuovi, la mattificante della Essence, la Coral Island, che dato, ci ho dato dentro, si vede, si è cancellato un po', ma ce n'è ancora, ce n'è. Questo è il Soft and Wild Maxi Blush Illuminante, troppo carino, ho trovato scontato. La palette, questa che ho fatto vedere, di Sephora, di Natale. Questa mi ha deluso tantissimo, scrive pochissimo, invece questa la trovo una buona palette economica. La Chocolate Bonbon, ultima arrivata in casa per chi non l'avesse vista. Questa profuma tantissimo di cioccolato. La My Favorite Palette di Douglas, questa è la Nude. Mi piace moltissimo, 9,90€, 16 colori, mi piace tantissimo. Poi ho preso anche la Sparkling, giusto per farmi del male, perché già la Naked 3 è sui rosa. Vabbè, comunque, questa me l'ha regalata la mia Silvita, tesorina mia, ancora non l'ho provata. La Gwen Stefani, bellissima palette, l'ho usata tanto. Questa era l'altra palette di Sephora di Natale. E la Comfort Zone di Wet n Wild e le due palettine di metate di quest'estate. Ultima scatola, ma non ultima scatola, perché è quella che tengo soprattutto, perché praticamente ci sono le minutaglie, diciamo. Palette Catrice, correttori, kit sopracciglia nuovo in tonso di H&M, che devo decidermi ad usarlo. Piegaciglia mai usato in vita mia, non ho il coraggio, lo sapete, questo terrificante doverlo mettere con il pennello e se non siete precise è un disastro. E terrificanti anche questi due ombretti di Essence della Ariba, un ombretto bianco di Madina che mi era servito, me l'aveva fatto comprare il piccolo per niente, poi alla fine non me l'ha fatto usare. La Fit Me, che non mi è piaciuta. Questo era un blushino in crema che adesso decido di buttare perché avrà 4 anni. Questo e questo, presi scontati a forse 1,90€ o anche meno, insomma, non mi dicono niente. Questo, vecchissima collezione di Kiko. Sì, sono brutta, lo so. Kit di correttori di Douglas. Bronzing preso in saldo, anche questo di Essence. Quando sono arrivata a casa c'erano le ditate sopra, le avevano provato. Cipria di Essence. Palettina di ombretti di Essence, mai usata, sinceramente. E poi ho il Bar Mineral nella colorazione Fiery Medium e Fiery Light. Questo lo sto finendo, questo è un po' più chiaro, ma la pelle mia adesso sono nella fase grassa, per cui potrei usarlo. E un sacco di cosine che mi ha mandato la mia Silvietta, che devo ancora usare, perché Light Neutral di Neve, questa di Benecos, l'altra di Benecos e di Elf, perché io ho con la pelle mista, strana, e devo arrivare a questo periodo come sono adesso, che ho veramente la pelle stragrassa, non mi dura nessun fondotinta. Adesso vado di fondotinta in polvere. E poi, per ultimo, ve l'avevo già fatto vedere in un video, il mio cestino. Adesso ci ho messo Master Sculpt, preso un nuovo 02 Medium Dark di Maybelline, carino. Per dargli il giro ho spolverato la mia palettina, sì, la mia palettina, il mio blush di Cinderella. Quanto mi è piaciuta quella collezione, quanto l'ho desiderato, quanto l'ho cercata, quanto l'ho trovata, il mio solito illuminante di Kiko. Poi ho messo come mascara questo nuovo di Maybelline, che mi piace un sacco, e anche questo mi piace un sacco, e ovviamente il 0% che riuscirò a finire, il mio solito primer potion. Io ho messo dei blush, quelli della collezione di Natale, lo 0, un altro po' che lo mollo così, lo 02, resto senza, si spaccano, lo 01, mi piacciono perché quelle volte che ho fretta, non ho voglia di mettermi illuminante eccetera, danno un po' di colore, illuminano, prima ci stavano, adesso non ci stanno più. Questo pennellino, che mi è arrivato in 3 mesi e mezzo da AliExpress, ci ha messo una vita, ma insieme al suo fratellino, che non mi ricordo se ve li ho fatti vedere, 6€, cioè sono fantastici. Questo, per mettere questo fondo in polvere che non mi fa impazzire, però steso con questo pennellino qua, che è fittissimo, viene un bel lavoro. Il mio, a me piace questa CC Cream, mi sta piacendo un casino, si è sfasciata anche tutta la spugnetta. La Stay Matte di Rimmel, perché se li togliete tutti in un colpo poi cade tutto. Il kit da contouring di Deborah, il mio solito L'Oreal Infallible Matte, adesso ci ho messo il Maybelline,
un ombretto in crema. Questa è la palette illuminante di Make Up Revolution, che mamma mia, non mi piace, cosa volete che ci faccia? No, l'ho messo qua per usarlo, ma alla fine uso sempre l'illuminante di Kiko. Le matite labbra, anche quelle della nuova collezione, la Best Friend Forever di Kiko, quelle della nuove che erano uscite, le Cream Color e tutte le Essence, perché le Essence, quelle della Rebel Romantic, qua ho di quelle occhi e altre prese in saldo, tutte queste qua della Rebel Romantic, altre labbra, tutti i pennelli che ho io, questi da una parte, questi, e questi sono tutti i miei pennelli occhi, neve. Questo era il kit di Yesup, si chiamano, ma preso su AliExpress, di cui fanno parte questo e tanti altri. Mi sono trovata benissimo, non pare un pelo. Tutto il set di occhi di Zoeva e quello di Kiko da 18 euro che ho preso questo inverno con lo sconto. Mi pare di avermi fatto vedere tutto. Un bacione, ciao, alla prossima!